Bene ragazzi, un bel successo per 3-0. Sì, eravamo più forti e siamo riusciti a vincere. Mo' ritorno proveremo a mantenere il vantaggio. Ma secondo me la partita è stata abbastanza equilibrata fino al primo gol e poi siamo riusciti a prevalere sul campo. Avete sprecato però anche moltissime opportunità, avreste potuto dilagare. Sì, abbiamo preso anche 2 traverse, però andava bene uguale. Sì, non so che aggiungere, ha detto tutto lui, quindi alla fine potevamo fare di più, però abbiamo provato. Vabbè, l'importante comunque è che il successo è arrivato e che al ritorno avrete l'opportunità di fare ancora meglio per andare avanti. Sì, va bene così, ora proviamo a mantenere il risultato e per andare più avanti possibile. Sì, è sicuro, al ritorno cerchiamo di spingere di più per riuscire a passare. Comunque quanto vi siete allenati tra virgolette per questa partita con la squadra? Avevate già gli automatismi oppure vi è mancato qualcosa? Abbiamo fatto qualche amichevole, però già ci conosciamo parecchio e siamo riusciti a giocare bene. Sì, ci conoscevamo più anche sul campo parecchi, poi oggi abbiamo cominciato a unirsi ancora di più con gli altri giocatori. Bene ragazzi, sicuramente una partita sofferta che sarebbe potuto andare molto peggio però. Beh sì. Cioè, primo tempo con un modulo magari un po' più difensivo non siamo riusciti tanto ad andare in attacco, però al secondo, cambiando un po' il modulo, spingendo più sulle fasce, abbiamo giocato super giù meglio. Beh, anche secondo me è stato così, però siamo molto fiduciosi per il ritorno, ce la possiamo fare, ci mancavano alcuni giocatori che spero ci possano dare una mano per la prossima partita. Vabbè, alcuni giocatori non rispettavano i ruoli, però diciamo qualcosa ci siamo combattuti. Adesso speriamo nel ritorno, vediamo cosa fare. Ad un certo punto avete giocato anche in inferiorità numerica. Sì, vabbè, è stato un errore un po' stupido, un po' da parte del nostro difensore centrale, che però penso l'abbia fatto apposta senza sapere che stava arrivando un attaccante dietro, quindi ci poteva pure stare come toccone mano, anche se ha fatto un fallo che era da seconda ammonizione, quindi un po' da stupidaggine. Beh, sicuramente un'espulsione giusta, è arrivata in un momento inopportuno perché ci stavamo un attimo riprendendo e era meglio che non fosse accaduto, però non c'è problema, guardiamo, siamo fiduciosi della prossima partita, anche se 3 gol da recuperare sono tanti, ma ce la possiamo fare. Allora, cose succedono, diciamo, dai, succede in Serie A, Serie C, Serie B, può succedere anche da noi, anche provinciali, cioè ci sta tutto. Siete comunque riusciti a limitare i danni anche in inferiorità? Beh, super giù, sì, al secondo tempo ho visto che il portiere è stato messo, diciamo, in considerazione molto di meno perché sono arrivati meno al tiro, quindi si è visto, insomma, che abbiamo attaccato di più. Poi pure, come ho detto prima, sulle fasce abbiamo spinto molto, corso, insomma abbiamo staccato un po' la difesa sulle fasce. Sì, abbiamo anche, se riusciamo ad attaccare, ma abbiamo sbagliato qualche azione, però purtroppo è andata così, ormai è finita. Beh, noi siamo questi, sappiamo giocare a pallone come abbiamo fatto vedere, poi vabbè, gli altri erano più bravi decisamente, si è visto in mezzo al campo, la partita l'hanno fatta, adesso cerchiamo di farla noi al ritorno.